Bene ragazzi, sono Alexis Made, oggi siamo qui in un altro video e oggi siamo qui ancora una volta su Ingordo di Piastrine, stavolta il secondo episodio. Oggi siamo qui, questo è un commento sfortunatamente perché il live non l'ho ancora fatto. Mi sto divertendo tantissimo con questo VideoWave, che è il software di editing del Roxio, che credo sia uno dei migliori in assoluto. Parte qui che l'ho ucciso per bene, qui ne ho mancato uno clamorosamente. Parliamo della partita, appunto, che è stata una partita particolare. Mi raccomando, lasciate un like. È stata una partita molto bella, molto combattuta, e la migliore. Ho fatto un 22-25, comunque è una buona media, sapendo di essere messi bene. Ci sono beccato anche tanti italiani in questa sessione, infatti ne ucciderò maggiormente tanti, nella maggior parte ne ucciderò tanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sì, è stata una gran partita. Uso P90 con MP9 caricatori aumentati, qui non so come ho fatto a non ucciderlo. Intanto raccolgo le piastrine perché è una cosa mia, quando gioco uccisione confermata, raccogliere le piastrine è una cosa importante, quindi le raccolgo sempre. Qui continuo a prendere colpi, non capisco adesso da dove vengano tutti, lancio granate a random, ho visto, sì, ho fatto un hitmarker, non so neanche io come Casperi abbia fatto a ucciderlo, perché l'ho preso malissimo di striscio. Partita migliore, sì, la migliore in assoluto che avevo già detto. Intanto stiamo guardando, continuo a lanciare granate a random across the map, che però non funziona. Sono preso il mio MP9, l'ho ucciso benissimo, ma la fretta di andare a prendere le piastrine fa male. E adesso mi state sentendo un po' meglio perché sto usando l'audio delle mie cuffie che in questa partita non erano collegate, ma adesso posso collegarle perché ho il doppio attacco, l'attacco RCA per l'audio del gioco e l'attacco USB per utilizzarlo come microfono, quindi per registrare. È stata una grande partita. Qui intanto avevo superato prima una sfida dei nemici uccisi, credo col P90, che ho fatto una strage. Qui a volte mi faccio schifo, ah sì, lo so che la mia mira è la peggiore in assoluto, però ho fatto doppietta di italiani. È una cosa positiva. Ancora granate a random, non mi va ancora giù l'idea di ucciderli. Qui ho rischiato un pochino, anche qui. Qui l'uovo avanzato che ho tentato di chiamare una volta, non mi è stato chiamato. Qui intanto ho fatto doppio uccisore con la mia cassa. Qui ne ho ciccato uno in modo clamoroso. Qui credo che me ne arrivi uno da indietro, infatti. Un altro italiano. Tantissimi italiani, questa è una cosa positiva. Non so come diavolo avevo fatto, mi hanno circondato. Io che esco tranquillissimo, senza paura, alla fine mi circondano. Lancio una granata a crosda. Uno mi ha visto. No, non mi ha visto, tutta la gente. Qui, oddio ragazzi, avevo fatto un casino di hitmarker qua, stavo sprecando un intero caricatore, e solo adesso sono riuscito a chiamare l'UAV avanzato, non ho capito neanche perché non funzionava. Qui, mamma mia ragazzi, proprio mirato malissimo al nulla, e qui invece mi sono fatto fregare dalla fretta di andare a prendere le piastrine. Sto parlando un po' poco perché ho un mal di gola tremendo e credevo fosse passato, però se continuo a fare video così, se faccio un live muoio. Infatti sono morto qua, ho fatto l'assist. Sì, spero che mi passi questo mal di gola. Ho evitato un predator, ma lì c'era la torretta. Mamma mia, sono entrato proprio per evitare la torretta e mi hanno preso di spalle. E stavo usando mano del morto, che
Credo sia anche molto utile per le serie di morti, ma è difficile sfruttarla. Ce lo devi avere proprio bello che vicino con mano del morto, perché così quando meno te l'aspetti glielo metti in quel posto e si rage quitta subito. Qui credo ce ne fosse uno dietro, no, era già morto. Oh sì, piastrine gratis. Sì, qui credo ci sia una... L'ho preso benissimo. Non so perché non sono entrato, anche se la torretta era bella che è andata. Qui credo me ne arrivi uno da dietro. Ah no, è questa. Qui credo... Ecco, mano del morto, bisogna usarla in questo modo. E mi è arrivato il bombardiere stealth anche, che però non so usare. Infatti mi hanno ucciso mentre stavo lanciando il bombardiere stealth. Ok, adesso credo di... Ho fatto una sola kill col bombardiere. Qui potevo fare un incredibile long shot, ma è andato. Ancora italiani che mi uccidono, è una strage. Sì, sì, sì. Me la corricchio un po' in giro, mi faccio due corsette. Dovrebbe sbucarne uno da qualche lato, no? Ecco, mi fregano proprio da quel lato dove non avevo visto. La sfortuna di COD quando giochi, che guardi da una parte e non vedi nessuno, te ne arriva subito uno in quel lato. E questa è la cosa brutta. Mamma mia, incredibile. Mira schifosa, ho fatto un headshot a chissà quanti metri. Tanto qui me la entro. Entro per bene in questo posto perché c'è un mitragliamento. Mamma mia che striscio. Un'altra piastrina buona. Sì, però la cosa negativa è che abbiamo perso questa partita perché... anche se ero il migliore squadra, questa partita è stata persa perché nessuno dei miei si prendeva una piastra, le piastrine, e quindi questo spiega perché abbiamo perso. Qui intanto mi hanno fregato una piastrina, che era l'uccisione che mi hanno negato perché ne avevo ucciso uno proprio al limite della mia vita. Quello capito. Adesso siamo pieni, siamo ciechi, col contrattacco, mi sono ripreso le mie vecchie piastrine. E adesso da che parte devo andare non lo so, continuo a girovagare per la mappa in cerca di nemici. Ne ho visto già uno. Non moriva quel grande bastardo. Non voleva morire. Bello, secondo headshot in questa partita, però mi hanno fregato. Mamma mia, faccio sempre fregare quando mi uccidono, mi bombardano con le piastre. Non riesco a raccogliere un'altra classa trappola. E era la vendetta perché mi avevo ucciso prima. Comunque, in questa classe stavo usando oltre il limite, e questo spiega perché continuavo a correre. Utilizzavo anche rapporto e credo abbia usato anche o assassino o... adesso non mi ricordo il secondo perk che stavo usando. Mi sono fatto prendere dal bombardiere. Comunque, questo il video si sta concludendo, abbiamo perso 46-65, il video è finito, grande partita, ci vediamo al prossimo video,